Allora, la Sonata Kreutzer è un romanzo che ci stupisce ancora oggi perché racconta una storia di uccisione, di assassinio, e questa storia Tolstoi è dalla parte dell'assassino per una sua serie di teorie. Aveva abbracciato il punto della sua vita, è sentita una crisi, è una conversione alla religione. Lui elabora tutta una serie di teorie che fa enunciare al protagonista di questo romanzo. Un romanzo molto misterioso, io lo definirei tra l'altro un thriller dove sappiamo chi è l'assassino, ma non sappiamo qual è il movente. E il racconto non ce lo spiega, cioè anzi ci depista, ci dà una risposta, poi la nega, poi ce ne propone un'altra e in realtà ogni lettore è libero di scegliere la sua soluzione. E quindi è un grande romanzo aperto che credo ogni lettore dal momento in cui è stato scritto legge a modo suo e interpreta a modo suo.